Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. Oggi parleremo dell'importantissima riforma che dovrà essere pronta entro giugno 2021. La conferma è arrivata direttamente dalla ministra Catalfo. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace su questo video per supportare il canale. Naturalmente tutto gratuito. La riforma delle pensioni è attesa dunque entro giugno 2021, in quanto un accordo verrà raggiunto a giugno con la possibilità per i lavoratori fragili esposti ai rischi del Covid di accedere all'APE sociale. La riforma per superare quota 100 quindi sarà pronta per giugno. A confermarlo è stata il ministro per il lavoro Nunzia Catalfo in un'intervista rilasciata a Repubblica, nella quale ha parlato anche di ammortizzatori sociali e delle cosiddette politiche attive per il lavoro, per le quali nei prossimi mesi dell'anno dovrebbe essere formalizzata la riforma. In molti si stanno chiedendo quale sarà la soluzione per il dopo quota 100. La ministra Catalfo non ne ha parlato, ma secondo le ultime notizie la misura individuata per la sostituzione di quota 100 sarà quota 102, una misura che porterebbe l'uscita dal mercato del lavoro una volta che la somma tra età e contributi dà come risultato 102. È un meccanismo simile a quello della quota 100, ma con diverse differenze. Ad esempio, a fronte dei 38 anni di contributi si potrebbe andare in pensione solo una volta compiuti i 64 anni di età. Questa misura, quindi quota 102, andrebbe a prevedere anche una sorta di penalizzazione in uscita, con un taglio che andrebbe dal 2,5 al 3% per ogni anno di anticipo rispetto alla data in cui si acquisisce il diritto alla pensione di vecchiaia, ovvero a 67 anni. E anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.